Ciao a tutti, eccomi qua con un nuovo video. Devo dirvi la verità, devo ringraziare la mia amica Laura che mi ha dato l'idea per questo nuovo video, perché qualche tempo fa stavamo appunto parlando del mio canale YouTube e mi ha detto: sì, ho visto tutti i tuoi video, il video delle sfumature, il video delle lumeggiature, come usare il pennello stippler, gli stencil, eccetera eccetera, però vorrei iniziare a dipingere, ma cosa devo fare? Cosa devo avere? Da dove devo partire? Ed effettivamente mi ha fatto riflettere sul fatto che avevo fatto tanti video tutorial, quindi su tante tecniche diverse, però non avevo pensato di fare un video su effettivamente qual è il materiale che quantomeno all'inizio vi può servire per partire. Quindi diciamo che questo, ve lo anticipo, non sarà un tutorial classico dove appunto vi faccio vedere delle tecniche particolari, ma prendetelo proprio come una lista della spesa che vi può essere utile se volete iniziare a dipingere seguendo le tecniche del country painting. E quindi vediamo insieme che cosa vi serve. Bene, vediamo insieme quali sono le cose principali che vi servono per iniziare a dipingere seguendo le tecniche del country painting o pittura country. Dunque, come prima cosa, il pattern o carta modello. Trovate tutti i miei pattern sul mio sito internet e sul mio negozio di Etsy. Questo nello specifico è un pattern gratuito che trovate sul sito alla sezione pattern free. Comunque vi metto tutti i link qui sotto nella descrizione del video. Dicevo, su questo progetto specifico c'è anche una diretta Facebook sulla mia pagina, quindi alla sezione video trovate appunto un video dove vi faccio vedere passo passo come dipingere questo progetto. All'interno del pattern avete tutte le istruzioni per dipingere e poi avete il disegno da ricalcare. Ci tengo molto a sottolineare questo aspetto perché tante volte mi sento dire: ah, ma non so disegnare, quindi sicuramente non sarei in grado di farlo. In realtà la cosa bella della pittura country è che non dovete saper disegnare, perché appunto all'interno del cartamodello c'è un disegno già fatto che dovete semplicemente ricalcare e trasferire sulla superficie che volete dipingere. Quindi un'altra cosa che vi serve è sicuramente la carta da lucido per ricalcare il disegno, oppure io di solito per comodità con la stampante stampo il disegno direttamente sulla carta. Questo tra l'altro è un altro progetto gratuito, quindi un altro pattern free che trovate sempre sul mio sito, e anche di questo progetto c'è una diretta su Facebook. Quindi insomma, diciamo che per cominciare ho voluto farvi qualche regalo proprio per farvi capire che non è così difficile come sembra. Un altro tipo di carta che vi serve è la carta grafite, che può essere bianca o nera, e la carta grafite serve appunto per trasferire il disegno sulla vostra superficie, nel senso che voi avete stampato o ricalcato il disegno sulla carta da lucido e supponendo che questa sia la superficie sulla quale volete dipingere, che può essere legno, stoffa, metallo o altro, si posiziona il disegno, magari si fissa in alto con un pezzettino di scotch in modo tale che così non si muove, e poi a seconda che il colore di base sia chiaro o scuro, si va a trasferire il disegno utilizzando appunto la carta grafite. Quindi supponendo che io abbia uno sfondo scuro, andrò a utilizzare la carta grafite bianca, anzi facciamo il contrario, supponendo che io abbia uno sfondo chiaro vado a utilizzare la carta grafite scura, e poi con questo altro strumento che si chiama bulino vado a ricalcare il mio disegno in questo modo.
e ho appunto trasferito il disegno sulla mia superficie. Allora, il bulino è un'altra cosa importante che vi serve. Vi serve appunto sia per trasferire il disegno sulla vostra superficie, ma vi serve anche per fare altre cose, perché ora ci sono diverse misure di bulino, però comunque tutti alle estremità hanno queste due palline, cioè una pallina più grande e una pallina più piccola. E questo fa sì che innanzitutto la carta non si rovini quando voi andate a trasferire il disegno, quindi che la carta non si tagli, sia la carta da lucido, ma soprattutto la carta grafite, che prima non vi ho detto, la carta grafite la potete riutilizzare tantissime volte. Vi accorgete che è da buttare perché non scrive più, perché quando andate a trasferire il disegno poi dietro non passa niente, quindi quello è il momento in cui la carta grafite è da buttare via. Comunque, tornando al bulino, ci sono appunto queste due palline alle estremità che sono molto comode per fare tanti dettagli diversi, puntini piuttosto che delle virgolette, quindi è uno strumento abbastanza versatile. E sempre rimanendo in tema di disegno o trasferimento del disegno, altre cose che vi servono sono una matita classica, una gomma e a volte è comoda anche la matita bianca. Attenzione però che non è la classica matita bianca di quelle che servono per colorare, questa è una matita bianca gesso. Oppure in commercio ci sono anche altri tipi di matita che vengono chiamate penna sapone. Queste sono molto comode quando dovete fare dei tratti o comunque dovete andare a lavorare su degli sfondi scuri, perché ovviamente la matita classica non si vedrebbe e invece la matita gesso si vede. Tra l'altro la cosa comoda è che se per caso sbagliate potete cancellare con la gomma, oppure anche basta un pochettino di acqua. Ora io qui sto lavorando sulla carta grafite che non è proprio il massimo, però insomma per darvi l'idea con un pochettino d'acqua viene via. Bene, abbiamo parlato di pattern, di disegno, di trasferimento del disegno e ora veniamo alla pittura vera e propria. Dunque, secondo me una cosa molto importante da avere è la paper palette. Dunque, la paper palette viene venduta a blocchi come questo e credo anche a fogli singoli, ma sicuramente i blocchi sono più convenienti. E può essere bianca oppure grigia, come questa che ho io. Io personalmente con quella grigia mi trovo un po' meglio, perché quando vado a lavorare o comunque a preparare dei colori molto chiari, naturalmente sulla carta grigia vedo meglio quello che sto facendo. Comunque, a prescindere dal colore della carta, questa è una carta un po' particolare che è un po' oleosa, è liscia e quindi vi aiuta tantissimo a preparare le vostre sfumature e comunque a preparare il colore prima di utilizzarlo. Sostanzialmente è un po' come la tavolozza del pittore, insomma. E la cosa comoda, tra l'altro, di questa carta è che ogni foglio si può riutilizzare più volte, quindi man mano che dipingete, che preparate il vostro colore, le vostre sfumature, quando arrivate alla fine del foglio prendete una spugnetta bagnata piuttosto che un pezzettino di Scottex bagnato e andate a pulire in modo tale che appunto ogni foglio lo potete riutilizzare. Poi naturalmente dopo un po' che pulite ogni foglio, diciamo che il foglio non è più così oleoso e così liscio e quindi a quel punto vi accorgete che dovete utilizzare un altro foglio, però è comodo perché almeno ogni foglio lo potete riusare più volte. Rimanendo sempre in tema di pittura, un investimento che
personalmente vi consiglio caldamente di fare è questo, la vaschetta per i pennelli. Come potete vedere, la mia è parecchio vissuta, ma io ho questa vaschetta da quando ho iniziato a dipingere. Ci sono anche abbastanza affezionata, a dir la verità, perché sono passati ormai 15 anni, quindi insomma è appunto un investimento che dura parecchio nel tempo. È molto comoda questa vaschetta perché la riempite di acqua fino a circa metà, non completamente, e è molto comoda, dicevo, perché vedete che è suddivisa in due sezioni. Da questa parte c'è questa griglia qua sotto, che è molto comoda quando dovete pulire le setole dei vostri pennelli man mano che dipingete, mentre da questa parte invece c'è l'acqua pulita che vi serve per sciacquare il pennello, in modo tale che così man mano che dipingete avete i pennelli sempre puliti e in ordine. Poi qua sul bordo ci sono anche questi fori di diverse dimensioni che possono esservi utili man mano che dipingete. Quando cambiate i pennelli potete appoggiarli qua dentro. Io francamente non li uso mai perché preferisco appoggiare i pennelli sul tavolo, però insomma c'è anche questa possibilità. Poi naturalmente non possono mancare i colori. I colori che utilizzo io sono colori acrilici e sono della marca Deco Art americana, e questi sono davvero i miei colori preferiti in assoluto, per tanti motivi in realtà. Innanzitutto perché durano veramente tantissimo tempo. Sicuramente ci sono dei colori che utilizzo più spesso e altri che utilizzo meno, però ad esempio i colori che uso di meno ce li ho veramente da un sacco di tempo, anche da 5-6 anni, e sono assolutamente perfetti. Naturalmente è molto importante chiudere sempre bene la confezione e prima di utilizzare il colore di agitare la boccettina in modo che il colore all'interno si mescoli bene, sostanzialmente un po' come quando prima di bere un succo di frutta sarebbe meglio agitare la confezione, ecco, diciamo che il concetto più o meno è quello. E un altro motivo per cui mi piacciono molto è che hanno un'alta coprenza, nel senso che quando io vado a stendere le basi dei miei lavori, veramente con un paio di mani riesco a coprire tutto molto bene. È chiaro che ci sono sicuramente dei colori che hanno una coprenza più alta e altri che ne hanno una più bassa, però insomma sicuramente risparmio molto tempo. E un'altra cosa che mi piace davvero tanto è che secondo me hanno una consistenza perfetta, nel senso che non sono né troppo liquidi né troppo duri o troppo pastosi, e questo è fondamentale soprattutto quando si va a preparare il colore per le sfumature piuttosto che per le lumeggiature. Avere un colore che ha già una consistenza perfetta sicuramente rende il lavoro molto più facile. Ultimi, ma assolutamente non meno importanti, i pennelli. Questa è solo una minima parte dei pennelli che uso di solito, però già potete vedere che ce ne sono di diversi tipi, di diverse misure. Veramente sui pennelli ci sarebbe da parlare per ore, e c'è tutto un mondo da scoprire, insomma. Il consiglio che ora mi sento di darvi però è quello di provare diversi tipi di pennelli, e anche all'interno per esempio della stessa categoria, nel senso i pennelli magari che si utilizzano per fare le lumeggiature a secco possono essere di diverso tipo. Io naturalmente nei miei cartamodelli o nei miei video vi faccio vedere quelli con i quali io personalmente mi trovo meglio, però mi piace sempre dire che i pennelli, quantomeno per me,
sono un po' come le scarpe, nel senso che io personalmente ne voglio sempre avere di nuovi e soprattutto sono una cosa molto soggettiva, nel senso che vanno provati. Io mi posso trovare benissimo ad utilizzare un pennello che magari per voi non è il pennello ideale, quindi insomma sicuramente vanno provati, ecco. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e insomma di avervi dato qualche indicazione di base per poter cominciare senza avervi fatto troppa confusione. comunque, in ogni caso sappiate che sono a vostra disposizione se avete bisogno di qualche chiarimento in più. Come vi dicevo anche all'inizio del video, qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link, quindi dove trovare i miei pattern, piuttosto che dove poter acquistare il materiale che vi ho fatto vedere, o almeno dove io mi rifornisco, insomma, poi naturalmente voi siete assolutamente liberi di fare come meglio credete. Mi raccomando, se avete delle domande, delle curiosità, scrivetemi nei commenti e se volete rimanere sempre al passo con i video che propongo, iscrivetevi al canale. Quindi per ora vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!